No, non c'è nessuna speranza che questo non accada. È evidente che bisogna fare lavori, non si può passare 25 anni a lamentarsi del fatto che l'acquifero del Gran Sasso non è messo in sicurezza e poi quando iniziano i lavori andare in giro a bestemmiare perché si lavora. Bisogna fare i lavori per mettere in sicurezza l'acquifero, è quello che stiamo facendo. Abbiamo lavorato 4 anni con un commissario, anzi questo è il secondo che si succede, e con finanziamenti dello Stato perché questo possa avvenire. È evidente che per fare questi lavori un impatto sulla viabilità e sulla percorribilità completa del traforo si deve pagare. Cercheremo di limitare al massimo questo impatto, sia garantendo e lavorando insieme al commissario perché le stazioni appaltanti rispettino i tempi e siano più veloci possibile nelle loro attività. Però bisogna essere seri e non fare inutili strumentalizzazioni o mistificazioni o propaganda su argomenti del genere. Noi, dopo oltre 20 anni che la questione è rimasta appesa, stiamo finalmente dando inizio ai lavori per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, e questo credo che sia un evento che tutta la provincia di Teramo e dell'Aquila, che viene dissetata da quest'acqua, debba festeggiare come un traguardo e un progresso per la propria sicurezza e per la sicurezza del proprio approvvigionamento idrico. Nei giorni scorsi il presidente della provincia Camillo D'Angelo l'aveva un po' stuzzicata sul sequestro del Delfico, lamentando l'assenza della regione. Lei cosa risponde? Veramente la regione è stata presentissima. Chiederei sempre, a parte il fatto che nella qualità di vicecommissario della ricostruzione io ho dato alla provincia di Teramo 15 milioni per rifare tutto il Delfico e non hanno ancora speso un euro. Dopodiché c'è stato un intervento della magistratura, la regione ha partecipato ai tavoli, sono stato rappresentato dal consigliere Paolo Gatti, presidente della commissione, e anche dagli altri uffici, perché l'ufficio speciale della ricostruzione presieduto da Rivera, la protezione civile con l'agenzia diretta da Mauro Casinghini stanno collaborando attivamente, l'ATER altrettanto, quindi ATER e protezione civile stanno reperendo gli alloggi e verificando la fattibilità del trasferimento dei convittori presso gli alloggi dell'ATER. La regione sta mettendo a disposizione i propri spazi e tutta anche la propria ruolo istituzionale, non siamo stati secondari, visto anche la funzione di stazione appaltante che ha l'ufficio speciale della ricostruzione nel convincere, nel persuadere il signor prefetto, che ringrazio per questa sensibilità, per aver accolto la nostra sollecitazione a mettere a disposizione il consorzio agrario perché nel più breve tempo possibile possa essere disponibile per fare le lezioni e quindi evitare che i ragazzi debbano andare a studiare di pomeriggio. Chi vuole fare polemica contro la regione quando un liceo che non è né di proprietà della regione né di responsabilità della regione viene chiuso per intervento della magistratura è soltanto uno che cerca la lite, e chi cerca la lite troverà pane per i suoi denti.